finalmente torno con un nuovo video dedicato alla nail art e lo faccio prima di tutto mostrandovi il rimedio che uso più spesso per riparare o proteggere le mie unghie che si stanno per spezzare. Da un filtro per il tè ne taglio un piccolo pezzetto e lo faccio aderire nella parte rotta dove ho precedentemente applicato la base che fungerà anche da colla e quindi non deve essere asciutta. Una volta applicata ripasso la base per sigillare il pezzetto di velina. Dopo aver atteso 3 minuti che la base sia ben asciutta, procedo stendendo lo smalto Essence numero 08 della linea I Love Trends, un grigio opaco tendente al viola, e il numero 08 di Astra della linea Gel Expert, un oro molto shimmer. Li applico alternandoli per rendere la nail art più particolare. Questo è il risultato della prima stesura e come vedete entrambi gli smalti necessitano di un'ulteriore applicazione. Quindi procedo con una seconda stesura dopo aver atteso 15 minuti circa che i colori siano ben asciutti. Questo è il risultato e devo dire che mi piace molto anche l'abbinamento tra l'effetto opaco e quello shimmer. Come prossimo step ho deciso di fare un esperimento applicando questo washi tape a tema musicale sull'unghia del mignolo. Appoggio direttamente il rotolo adesivo e con una pinzetta cerco di segnare bene la fine dell'unghia in modo da tagliare poi a filo l'adesivo. Con l'aiuto di un dotter piano piano tolgo gli eccessi del giro cuticole. E poi con una lima elimino l'eccesso che sborda dall'unghia. Solo qui applico lo smalto glitterato di Minai I Love Dublin per rendere più luminoso il decoro musicale. Ora col mio amatissimo stamping in silicone e lo smalto per stamping bianco di Essence realizzo un decoro sul medio. Con una penna corrigismalto pulisco il giro cuticole dalle sbordature dello stamping.
Sigillo il tutto con il top coat di P2 della linea Easy Gel. Ed ecco pronta la mia music nail art, anche se il decoro musicale ha avuto vita breve perché a contatto con l'acqua si è staccato quasi subito. Spero tanto che comunque questa idea vi sia piaciuta, se sì lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati sui prossimi video. A presto, ciao!